tutta la comunità del Consorzio dell'Ambiente, come sempre, grazie di essere sulle nostre frequenze e grazie per questa puntata dedicata a un tema importante e cogente quale quello attuale. Ecologia della rete, come usare internet e vivere felici, del professor Mauro Barberis, per la collana Filosofia del Digitale delle edizioni Mimesis. Il professor Mauro Barberis è docente di diritto all'Università degli Studi di Trieste, collabora con Il Fatto Quotidiano e Micromega ed è editorialista del Secolo XIX. Che chi vi parla si ricorda quell'editoriale del direttore Michele Tito sulla geometrica bellezza dell'attacco a Via Fani. Poi incontrai il direttore Michele Tito al Globo, Roma, Piazza Venezia, per farvi capire, e disse: sì, non avevamo capito che la geometrica bellezza non era solo dei terroristi. Tra le sue ultime pubblicazioni, Non c'è sicurezza senza libertà, il fallimento delle politiche antiterrorismo e come internet sta uccidendo la democrazia, del 2020, che prego la regia di mandare in sovrimpressione, perché questo è un libro che ritorna in questo Ecologia della rete, come usare internet e vivere felici. Il professor Mauro Barberis, libro saggio di 196 pagine, prologo, i ringraziamenti, le fonti, 5 capitoli, conclusioni e l'epilogo. E naturalmente c'è tutto dentro, perché in ogni capitolo, come ho detto prima, il professor Mauro Barberis fa il Virgilio e il Dante per noi mortali e ci spiega proprio tutto. Bisogna leggerlo, capirlo, approfondirlo, ma è semplicissimo, perché ogni capitolo ha la premessa e la conclusione. Professor Mauro Barberis, a lei la parola. Intanto, questo libro è una costola, e poi mi taccio, del primo volume della collana Filosofia del Digitale, a cura di Luca Taddio e Gabriele Giacomini. Professore, sì, a lei la parola. Ma io vi ringrazio. Il prologo è stupendo. Lo traduca per le nostre telespettatrici e i nostri telespettatori, ricordando che l'esergo iniziale è che tu possa vivere a tempi interessanti, antica maledizione cinese. E io mi sono ricordato del libro, del saggio Anni interessanti, dello storico Eric Hobsbawm. Ma grazie, come dire, ecco, la cosa principale che vorrei dire, ringraziando voi, ringraziando Mimesis, la casa editrice che ha pubblicato questo libro, e i lettori e gli ascoltatori che ci seguono, è che io ho scritto molto in vita mia, sono un giurista, non un filosofo, non un informatico. Diciamo che da piccolo volevo fare una sola cosa, lo scrittore, poi mi sono spostato sul giornalista, poi ho fatto... E l'unica cosa a cui credo di essere stato fedele in tutto questo tempo è questa cosa, che vale per me e spero valga anche per i miei lettori. Tutto si può fare tranne che annoiare i lettori, gli ascoltatori, gli studenti, nel mio caso, perché faccio anche lezione. Quella è l'ultima, è il peccato originale, la cosa che proprio non si può fare. E da questo punto di vista, questo libro, diciamo così, non fa eccezione, è scritto un po',
ma è tutta farina del mio sacco, un po' come vengono riscritti i libri di certi autori americani che li danno in mano a dei redattori, i quali gli dicono delle cose che io, a furia di leggere, credo di aver imparato per esperienza, cioè bisogna cominciare con un colpo di scena che attiri immediatamente l'attenzione, bisogna introdurre qua e là continuamente degli aneddoti, anche quelli perché altrimenti il libro diventa astratto e noioso. Ci devono essere delle svolte, dei colpi di scena. Da questo punto di vista è un libro, d'accordo, serio, ma scritto come lo scriverebbe uno scrittore americano contemporaneo, autolodiamoci. E non a caso comincia con questo colpo di scena che però ha anche un significato più profondo, con un libro uscito in Italia nel 2021, anche lui, anch'esso già scritto quando era cominciata la pandemia e quindi di bruciante attualità, anche se a questo punto abbiamo già altri problemi dopo la pandemia. Questo libro di Don DeLillo, uno dei più grandi scrittori americani contemporanei, si intitolava Il Silenzio, è uscito, credo, da Einaudi, e immaginava questa cosa sottilmente terrorizzante. La cosa era che la pandemia è finita, finalmente i protagonisti si prendono una vacanza e quando tornano dalla vacanza, invece di avere, come abbiamo noi, le notizie terrorizzanti dall'Ucraina, hanno una cosa più sottilmente, ma forse anche più tragicamente terrorizzante. Improvvisamente non funzionano più i media, improvvisamente non funziona più internet. Gli altoparlanti dell'aereo non dicono più quello che sta succedendo, arrivano a New York all'aeroporto alla belle meglio e si accorgono improvvisamente, solo in quel momento, quanto la loro vita, ma anche la nostra, dipendesse dai media e in particolare da internet. Girano come fantasmi per le strade, perché altra cosa di cui ormai non ci accorgiamo più, quanto la nostra vita quotidiana dipenda da internet. Molto probabilmente se la rete si bloccasse, smetterebbero di funzionare, voglio dire, i semafori, le auto, tutto è ormai connesso a internet. Sì, questo è proprio. E questo ha un significato profondo, lo stesso che provano per certi versi i miei studenti quando gli parlo di queste cose. Studenti che sono, a differenza di me e di lei, caro direttore, dei nativi digitali, per cui non hanno conosciuto un altro mondo rispetto a quello che noi, che invece siamo tecnicamente migranti digitali, cioè abbiamo migrato dal mondo della televisione, se non addirittura da quello della radio, in questo mondo. No, loro ci hanno sempre vissuto e l'esperienza è proprio questa, è solo quando viene meno quello a cui noi siamo quotidianamente abituati, come tutto, come l'amore, come i rapporti sociali, come l'Università di Trieste, quando per un momento viene meno quello a cui siamo abituati, la nostra forma di vita abituale, noi ci rendiamo conto dell'importanza, dell'importanza. E questo è Esatto, professore, quello che ve lo dice dice proprio proprio il professore, proprio
all'inizio nel prologo il digitale come ecosistema umano, non funziona più niente nella radio, nell'aereo, nei televisori, nelle case, nel cellulare. E poi qui il libro finisce qui, ma una serie di Netflix intitolata Tribes of Europe ti porta avanti e cita una frase, quella iconica di Albert Einstein: non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma la quarta si combatterà con pietre e bastoni. Poi cito naturalmente il filosofo che si credeva un dio, Ludwig Wittgenstein, e prosegue avanti ritornando a quel suo libro saggio, Come internet sta uccidendo la democrazia. E qui ci parla anche dell'attualità, della vicenda di Trump e naturalmente quella che potrà accadere con Biden. Ma la domanda, professore, il problema vero in realtà è il cambiamento della forma di vita umana attuale, la sua disumanizzazione già qui e ora. La pandemia, lei l'ho già citato, e questo tema mi ricorda quella frase di Rainer Maria Rilke: il futuro è già dentro di voi e voi non ve ne accorgete. Perché nel libro, i capitoli sono 5, sono tutti segnati, il professore vi fa anche il racconto dei baby boomers e di tutti quelli che sono nati in seguito. E quindi, come abbiamo anticipato, i giovani non sanno quelle storie che tutti hanno vissuto e nessuno gliele insegna più. Poi ricordiamoci che questo prologo è stato scritto a luglio del 2021, quindi è attuale, attualissimo, a 20 anni, il professore se lo ricorda, del G8 di Genova. Quale comunicazione allora, quale comunicazione adesso e come interagire appunto con le nuove realtà che non hanno visto il passato e non gli è stato trasmesso, perché c'è ormai la volontà di disgregare la cultura e non dare più quel senso dal professore che chiamava i suoi allievi e gli allievi seguendo il professore. Le immagini di Aristotele e di Hegel ci danno la differenza di quei tempi, mentre il professor Barbese la vive bene perché vive a Trieste, una città proprio all'incontro tra due culture, dove c'è un grande scrittore, Claudio Magris, che forse il professor Barberis ha incontrato al caffè, e poi ricordiamo l'amore del più grande scrittore del Novecento, Joyce, quando ha scritto l'Ulisse, che dovrebbe stare sul comune di tutti. Mio padre me lo regalò nell'edizione Medusa, quella verde di Mondadori di tanti anni fa, ma non ne ho fatto buon uso. Se posso... Professore, a lei la parola. Ma no, se posso correggerla su due punti. Primo, io le sto parlando da Genova. Sì, lo so. Tra Genova e Trieste ci sono tante analogie e corrispondenze. La principale è che sono due città di mare, quindi aperte al nuovo e all'avvenire, ai traffici, diffidenti rispetto alle novità, sia i genovesi sia i triestini, ma anche sottilmente incuriositi. E a questo proposito, perché di nuovo la gente non si facesse un'idea sbagliata di un libro su internet e sul digitale, vorrei soltanto ricordare il titolo, anzi il sottotitolo: come usare internet e vivere felici. Confesso che quando mi è stato suggerito dal mio editore ero un po' perplesso, perché io non sono il tipo dell'allegrone, ho il mio particolare senso dell'umorismo, ma aveva ragione lui, come sempre hanno ragione gli uomini della comunicazione. Perché alla fine, questo ha la modesta pretesa di essere un libro positivo,
la storia, diciamo così, del nostro atteggiamento, almeno di quelli della nostra età, nei confronti di internet è triplice. Abbiamo cominciato come i fricchettoni californiani che adesso sono i padroni del mondo, i vari Bezos, Zuckerberg e così avanti, con una fiducia assoluta, col senno di poi anche un po' comica nei confronti di quello che stavano scoprendo o inventando. La loro idea, che per una decina d'anni ha funzionato proprio così, era che attraverso internet sarebbe cominciata la liberazione del genere umano da tutta una serie di problemi, primo fra tutti l'ignoranza, l'oscurantismo, il pregiudizio, la censura. Era negli anni 90 crollato il muro di Berlino e internet apriva la strada di un'unificazione comunicativa del mondo. Tutti avrebbero potuto sapere tutto di tutti, non ci sarebbero più stati confini. Almeno non per la comunicazione, sarebbero cadute tutte le barriere e con le barriere sarebbe cominciata un'era di libertà, ricchezza e democrazia. Poi i primi scricchiolii in questa bellissima immagine avvennero con la bolla delle dot-com. Nel primo capitolo del libro, proprio come dire, a uso, oltre che dei miei studenti, del lettore comune, di quello che al massimo si è visto qualche voce di Wikipedia sull'argomento, ma non si metterebbe mai a leggere un libro sulla storia della rete, anche perché i libri sulla storia della rete sono, ce ne sono, ma sono pochi, noiosissimi, ripetono sempre gli stessi episodi, che ripresi l'uno dall'altro. Io non è che abbia fatto diversamente, ma almeno ho cercato di scegliere episodi che fossero significativi di quello che volevo dire. Il primo scricchiolio in questa immagine idilliaca del mondo che sarebbe nato con internet fu la cosiddetta bolla delle dot-com. Questi ragazzini, a volte inventori veri, E questa è la copertina del libro, del primo capitolo, l'esergo, L'autunno a noi macchine promette primavera, a voi umani l'inverno. John McEwan, Macchine come me. E qui le tre sezioni del capitolo sono proprio rispettivamente dedicate alle origini di Internet, dell'intelligenza artificiale e dell'International Communication Technology. Professor Barberis, lei ha toccato i temi che sono della quotidianità e che però, così le chiedo di inverare, perché il suo libro è un libro, lei mi ha detto che avrebbe voluto fare il giornalista e ahimè, il giornalismo ha perso una grande penna perché lei proprio è un divulgatore. Come Montanelli e Pintor sapevano dipingere in una cartellina un editoriale, oggi non è più capace nessuno. Lei proprio qui ha dipinto in maniera didascalica ma precisa per portarci dentro a tutte queste informazioni. E allora, questo illustri questo l'autunno a noi macchine promette primavera, a voi umani l'inverno. Sì, come stavo dicendo, la prima
Il primo scricchiolio in questa immagine idilliaca di internet è venuta quando gli azionisti di questi giovani ragazzacci che avevano inventato i computer nel loro garage hanno voluto vedere i soldi, cioè il frutto dei loro investimenti. E lì è cominciato il rassegnarsi di questa generazione di inventori di internet all'idea che anche internet doveva servire a fare soldi, naturalmente. E come si fanno i soldi? Con internet, essenzialmente con i dati delle persone. Tutte le volte che noi ci colleghiamo a internet, cediamo, che lo vogliamo oppure no, i nostri dati e non c'è modo di fare diversamente. Ce ne accorgiamo quando cerchiamo informazioni su uno scaldabagno e nei giorni successivi ci arrivano pubblicità di scaldabagno. Non di meno, Prego, prego, professore, prego. sin qui eravamo ancora, dovevano ancora nascere, voglio dire, Facebook, dovevano ancora nascere le grandi piattaforme ai quali pure è dedicato un apposito paragrafo del primo capitolo che porta per mano il lettore tra i GAFAM, vedo che vanno in sovraimpressione. Sin qui la delusione non c'era ancora stata. Per dirne solo una, Barack Obama, il primo presidente nero degli Stati Uniti, è diventato presidente, per certi versi sorprendendo tutti. Proprio così, cominciando a usare i social dell'epoca. Cosa è successo? E questo anche per spiegare l'epigrafe di cui lei mi chiedeva e che appartiene già alla seconda fase, alla fase, diciamo così, della delusione di internet, della delusione rispetto all'illusione, alle illusioni precedenti. È successo che qualcuno, il primo, forse il più importante, forse il più intellettualmente onesto delle grandi talpe di internet, ci ha rivelato come dire, il segreto di Pulcinella. Che non solo gli imprenditori di internet si arricchivano con i nostri dati, e quello era normale perché, come dire, tutti sanno ormai che se qualcosa è gratis, come in gran parte è l'uso di internet, allora il prodotto sei tu. Il punto è che tutti questi dati venivano immagazzinati dalle agenzie di sicurezza americane in enormi depositi che tra l'altro consumano un sacco di energia, sfatando anche il mito che il digitale sia sempre pulito. E qualcuno, Shoshana Zuboff, ha scritto un intero libro sul capitalismo della sorveglianza, ossia sul fatto che ci si arricchisce con i dati delle persone, e con il fatto che siamo al riparo dall'uso di questi dati contro di noi, solo perché siamo ormai 3 miliardi, 3 miliardi e mezzo, ogni volta che si dice 5 minuti dopo si aumenta, siamo al riparo dall'uso di questi dati contro di noi, solo perché siamo 3 miliardi e mezzo. Ma quando cominciassimo a dare ognuno di noi, uno di noi, fastidio a qualcuno, tutti questi dati possono essere usati contro di noi. E questa è stata la grande delusione di internet. Come diceva un altro degli autori, stavolta italiano, italiani che ho riscoperto in questo libro, che aveva detto cose profetiche
su questo tema, cioè Umberto Eco, maestro suo, caro direttore e mio, e forse di noi tutti. E qui ci arriviamo. Allora ricordiamo Aveva chiamato apocalittici quelli che professore, un attimo, consideravano i professore, media solo pericolosi. Io vorrei solo dire che il mio non è l'ennesimo libro apocalittico di questi ultimi 10 anni. C'è anche, per dir così, una parola di speranza, o meglio dei consigli su come usare internet senza farsene usare. esatto, ricordiamo appunto che stiamo qui sulle frequenze del Consorzio dell'Ambiente, canale 78 del Digitale Terrestre, Roma e Lazio, e poi su tutti i social che sempre mi ricordano i giovani millennials, YouTube, Facebook, Twitter ed Instagram, per parlare. Lo abbiamo in collegamento da Genova, il professor Mauro Barberis, che ha scritto questo saggio Ecologia della rete, come usare internet e vivere felici. Mimesis, collana, filosofia del digitale. Molte interessanti recensioni, Ecologia della rete, come usare internet e vivere felice, in un'ampia intervista. E poi c'è The Crossroad di Luca De Biase, contratto sociale e infrastrutture responsabili. Il venerdì della Repubblica, nella guerra dell'informazione, muore la verità, perché qui ci sono anche tre personaggi: Assange, Snowden e Chelsea Manning, che il professore cita nel suo saggio proprio perché non ci lascia nulla, non ci nasconde nulla. Poi di Carlo Bordoni, nella rete dei videogiochi, perché questo è un altro tema. La scienza è pericolosa se non usa l'uomo come fine, una recensione di Alberto Fraia. Poi del Domani, che cita nel suo saggio il professor Barberis, il direttore Stefano Feltri, Tornare cittadini, per non cadere preda della rete bisogna cercare quello che si sa. E poi per un'ecologia della rete, né web apocalittici né web integrati, un saggio di Mauro Barberis sulle tecnologie digitali propone una terza via allo stesso tempo analitica e pragmatica. Speriamo che non sia come quella di Tony Blair. Ma, professor Barberi, il secondo capitolo sono tutti da leggere, stupendi. La vita non imita l'arte, imita la cattiva televisione. E qui in questo capitolo mi ha fatto tornare giovane studente dello scientifico, perché cita tre grandi autori, del quale un autore, il professor Barberi, se prendete l'immagine che ha sul suo sito, è quella del grande maestro Umberto Eco, e poi c'è Sartori, Homo sapiens, ma Homo videns, e poi c'è Rodotà, tra i maggiori giuristi europei. Ecco, tutti questi autori avevano capito il populismo e l'invasività prima della televisione e poi della rete. Le rubo un minuto. Quando tanti anni fa, quando ancora abitava a Roma, intervistai il professor Toni Negri, che lo ripeto sempre, i giovani colleghi mi ascoltano, vorrei aver scritto solo quello che ho scritto con Spinoza, sarei vissuto di rendita, ma lui era convinto che gli allora cellulari e poi la tecnologia avrebbe portato alla democrazia. Ciò non è come dice molto bene il professor Barberis, perché sono i contenuti che vengono veicolati e poi la disistruzione della società che sta andando avanti, perché meno istruzione c'è e più tu sei preda delle facili soluzioni, i populismi che lei scrive in maniera perfetta, ma a lei la parola. Ma tra le persone che mi hanno onorato della loro attenzione, su questo libro, ma ancora di più sul precedente, di cui questo in qualche modo è la continuazione e la radicalizzazione, cioè come internet sta uccidendo la democrazia, vorrei citare almeno Corrado Augias, che, come dire, mi ha sempre
onorato della sua attenzione. Di nuovo, però, mi permetto di aggiungere qualcosa a quello che lui dice, a quello che lei dice, caro direttore, cioè che la citazione La vita non imita l'arte, imita la cattiva televisione è di Woody Allen, cioè di un comico che, come dire, naturalmente di media ne capisce più di noi. Guardi la camera, professore, guardi la camera. Grazie. E questa citazione introduce un po' al tema del secondo capitolo sul quale lei mi invitava a dilungarmi, sul quale invece non mi dilungherò perché è il tema del populismo. Tema che credo di aver preso molto, tanto sul serio nel libro precedente, il libro precedente che lei ha già mandato in onda. Si intitola Come Internet sta uccidendo la democrazia e apparteneva ancora alla fase apocalittica, pessimista, diciamo, su Internet. In particolare, cercava di sostenere, credo coerentemente, la tesi secondo cui noi non avremmo mai conosciuto la grande ondata populista del 2016, le cui conseguenze durano tuttora, cioè la Brexit, l'elezione di Donald Trump Esatto. e anche le, diciamoci la verità, elezioni del 2018 che ci portiamo, la cui eredità ci portiamo ancora appresso noi in Italia perché penso sia stato il primo caso nella storia della Repubblica Italiana in cui si è avuto un Parlamento, uno stesso Parlamento, che ha espresso prima un governo populista, poi un governo, diciamo, di centrosinistra, infine un governo, virgolette, tecnico, con tutti insieme quelli che erano rispettivamente all'opposizione al governo. Cos'era successo? Era successo che in piena epoca populista, poi dico qualcosa sulla pandemia perché la pandemia per certi versi ha cambiato tutto, in piena epoca populista si poteva, un paese come l'Italia, un paese insomma normale, niente affatto eccezionale come ci piace pensarci, aveva dato tra il 70 e l'80% dei voti a seconda delle classificazioni del populismo a partiti più o meno populisti. Ed è questo ha reso il nostro Parlamento ingovernabile, come si è dimostrato e come si è visto anche con l'elezione del presidente Mattarella, sulla quale, se posso dire, anche l'esito finale con coloro che erano stati eletti come esponenti del populismo hanno finito per rieleggere il presidente che era stato eletto da un Parlamento normale, non populista, dà l'idea di quanto io stesso abbia sopravvalutato il populismo, che non è riuscito a esprimere una classe dirigente. I migliori esponenti del populismo o sono diventati politici professionali come tutti gli altri, oppure continuano ondivaghi a fare del populismo in un momento in cui fare del populismo con Putin alle frontiere dell'Europa è maledettamente pericoloso. Cosa c'entra il populismo con internet? Credo di averlo già accennato. La mia tesi originaria e che non credo di dover cambiare, ma solo adattare alla nuova realtà, era che
non avremmo mai avuto l'ondata populista senza internet, senza i social, senza la propaganda trasferita completamente sulla rete e sulla televisione che si davano la mano e si aiutavano a vicenda. Poi è venuto il terremoto della pandemia e ci ha riportato sulla realtà, ma aprendo nuovi problemi e mostrando che la rivoluzione di internet non era qualcosa di cui potessimo fare a meno. Se nel periodo del populismo, diciamo per intenderci dal 2016 in avanti, anche se la cosa è molto precedente, l'aspetto più notevole di internet era stato il condizionamento della vita politica, facendo arrivare al potere soggetti come Trump, che forse non ci sarebbero mai arrivati senza la pandemia, in cui, dentro la quale questo libro è stato scritto, ci ha mostrato un altro aspetto che fa passare a un terzo livello, una terza fase di riflessione su internet, diversa dall'ottimismo, diversa dal pessimismo, la fase pragmatica, saggia, in cui ci siamo resi conto che di internet non possiamo fare a meno, in cui abbiamo capito che senza internet le scuole sarebbero state chiuse, le università sarebbero state chiuse, il nostro lavoro di tutti i giorni sarebbe stato impedito. Invece no, con questo strumento siamo riusciti, bene o male, a volte più male che bene, a continuare a fare quello che facevamo prima, ma non ne siamo usciti bene. Vivere su internet non fa bene alla salute né fisica né mentale. E qui comincia tutta un'altra storia in cui, come ho cercato di mostrare soprattutto nei capitoli finali più propositivi del libro, dobbiamo imparare a usare internet in modo saggio, sorvegliato, oserei dire dietetico, il che vuol dire non come oggi dipenderne completamente, essere continuamente attaccati al cellulare che è nato, che credevamo di poter usare come una specie di braccialetto elettronico per seguire i nostri figli dovunque andassero, mentre i nostri figli li abbiamo persi, il loro controllo l'abbiamo perso assolutamente. E nello stesso tempo ne dipendiamo al punto che rischiamo di perdere il controllo di noi stessi. Professore, grazie. Ci ricordiamo sempre che a pagina 150 di questo libro si parla appunto della prima modificazione dello stato spettacolo John Kennedy contro Richard Nixon, e quindi c'è una storia. Poi vi accenna sempre quel tema a occupare la scena. Per ora sono meno leader populisti come Salvini o Johnson, momentaneamente rinsaviti, ma non lo sappiamo, che gli eredi più radicali del politicamente corretto, il Me Too, il Black Lives Matter e anche il cancellare cultura, cancel culture. Ecco, professore, lei poi ha citato sempre, lo diciamo per i telespettatori, la vicenda del giurista Carl Schmitt che passa a difendere poi il Terzo Reich, ma in questo fragile come gli umani, sette osservazioni sul digitale che l'hai già anticipato, cita il grande Cohen nell'inno Anthem, dice, c'è una crepa in ogni cosa, è di lì che entra la luce, l'inno di Cohen, cantano gli uccelli. Ecco, qua lei dice, quando si fa un giro in libreria è comunque più istruttivo di qualsiasi scorribanda in internet. Ce lo vuole spiegare? Perché poi qui le tocca
anche appunto il tema della prima, seconda e terza generazione delle persone nate dopo la guerra in questo mondo che ha una profonda trasformazione, e poi c'è l'intelligenza artificiale della quale dobbiamo tenere conto, perché come sa lei meglio di me, questo futuro cosa ci riserverà? Sì, lì si ha solo l'imbarazzo della scelta. Provo a fare un esempio dei miei, anche se non mi ricordo se l'ho fatto in questo libro. Qualche anno fa, a un quiz televisivo, L'eredità, condotto, non mi ricordo, l'hanno condotto tutti i maggiori conduttori televisivi della RAI, da Fabrizio Frizzi a Conti a l'immancabile Amadeus. Una volta hanno chiesto ai loro concorrenti, cioè concorrenti che uno pensa siano persone di media cultura, che se si presentano in televisione non ci vanno per fare una figura di cacca e quindi sono in qualche modo rappresentativi dell'uomo medio italiano di questi giorni, che legge e non legge, e quando non legge si illude che tanto trova le cose su internet, appunto. Viene fuori una parola strana, niente, ti colleghi col tuo cellulare, la digiti e ti dice tutto quello che tu vuoi sapere. Bene, lì chiesero quando Hitler era andato al potere, e per aiutare i concorrenti gli diedero un po' di date che andavano dal 1933 al 1974. Ora, lei e io che leggiamo e in parte abbiamo anche partecipato a queste vicende, sappiamo che, voglio dire, gli anni 70 sono giusto gli anni del terrorismo, della crisi petrolifera, della Prima Repubblica, tutte cose che ai nostri giovani studenti o ascoltatori sembreranno vecchie come le guerre puniche, ma comunque sono inconfondibili con la presa del potere da parte di Hitler. Bene, cosa successe nel quiz di qui sopra? Successe semplicemente che si diedero tutte le date possibili. Hitler ha preso il potere negli anni 50, ha preso il potere negli anni 60, ha preso il potere negli anni 70, restò per ultima la vera data, che è il 1933, e questo diede la prova provata, la dimostrazione irrefutabile che sì, internet può essere utile se in quel momento lì per lì non sai come arrivare in un posto e allora usi la apposita app, ma non ti dà mai la stessa cultura che possono dare internet come rafforzamento di altre esperienze, la scuola anzitutto e così via. E rischiamo, e le reazioni un po' incerte dell'opinione pubblica all'invasione russa dell'Ucraina lo confermano, rischiamo di allevare generazioni senza memoria, cioè senza quello che fa l'umano umano. Siamo quello che siamo stati, quello che sono stati i nostri padri, e che continua a influenzare tutto quello che noi facciamo,
quando Putin, che tra l'altro sa usare benissimo gli hacker, la gran parte degli hacker che impazzano in Occidente sono russi o delle repubbliche ex sovietici, ci viene a raccontare in un discorso alla nazione che l'Ucraina è stata inventata da Lenin, oppure che non l'ha detto, ma avrebbe potuto dirlo, che significa la parola Ucraina confine, nel senso che loro la percepiscono come il confine della Russia nei confronti dell'Occidente, noi lo consideriamo come il confine dell'Occidente nei confronti della Russia. Beh, stiamo parlando di una persona che usa gli hacker, usa internet, usa lo spionaggio, tra l'altro ospita Snowden, che anche per quello non ha potuto dire esattamente quello che pensava su tutte queste vicende, ma parla di cose che sono successe 100, 200, 300 anni fa. È fuori dal mondo lui? Oppure siamo fuori dal mondo noi e pensiamo di sapere tutto? Perché quando abbiamo un dubbio, prendiamo il cellulare e forse ha ragione lui, almeno in questo, ha torto su tutto il resto, ma su questo ha ragione lui. Abbiamo le immagini dei tre personaggi che uno l'ha citato, il professor Mauro Barbersi. Ricordiamo che stiamo in collegamento da Genova, dal suo studio, lo vedete, il professor Mauro Barbersi, Ecologia della rete, come usare internet e vivere felici, filosofia digitale, Mimesi. Ecco, lei ha citato Snowden, Assange e Chelsea Manning, gli uomini della rete, che hanno dato tante notizie a rete, ma che i potenti del mondo non vogliono che si sappia, oppure che si sappia a determinate condizioni. Professore. Sì, queste sono che gli spettatori stanno vedendo, sono le due, diciamo così, versioni di Esatto. Manning che poi ha cambiato sesso e che sono un po' loro tre gli eroi, forse loro quattro, gli eroi della rete. Avete ascoltato il professore Perfetto, ha detto quattro. È grande, professore. No, Lo perché diciamo, no, ma lo diciamo, essere noi uomo, siamo, essere donna. lo facciamo come autoironia nel senso positivo. Lei ha imparato molto, io poco, da Umberto Eco, ma mi ricordo quando gli dettero una laurea, il rettore ha raschiato il fondo del barile, adesso tocca a me. Per dire la grandezza di quel personaggio. Quindi lo diciamo sempre con No, vabbè, rispetto. ognuno di noi ospita diverse personalità maschili e femminili. Sì. E io mi è venuto da dire che Chelsea Manning e il suo Ma antecedente sono è due giusto. persone diverse. No, la cosa grave invece è che affiorano sui giornali, anche in rete naturalmente, ma scompaiono nel rumore mediatico notizie come la seguente. Una corte inglese ha autorizzato l'estradizione, ma anche se c'è pendente ancora un ricorso, ma io non mi faccio molte illusioni su questo ricorso, ha ammesso l'estradizione di uno con tutti i suoi difetti degli eroi. Della rete, cioè Julian Assange, uno di quelli che, grazie ai quali noi sappiamo tutte le cose che io ho potuto scrivere in questo libro, altrimenti non le avremmo saputo. Forse ci sarebbero stati altri eroi, ma comunque è lui. Per motivazioni
che prima erano, e lì mi riallaccio a quello che diceva prima sul fatto che MeToo, cancel culture e tutte quelle cose lì sono un altro aspetto dell'enfatizzazione mediatica dei temi. Anche lì c'è del fanatismo, esattamente come nel populismo, anche se a fin di bene, mettiamola così. E, prima si è tentato di dimostrare che era una specie di killer sessuale. Fallito questo tentativo, è rimasta l'unica accusa che dovrebbe far rivoltare tutti quelli che, come lei e me, caro direttore, si considerano uomini della comunicazione, se non proprio della verità. Lui ha semplicemente detto le cose che le agenzie di sicurezza, i servizi segreti, non meno orientali che occidentali, non volevano che si dicessero. Ha aperto lo spiraglio su cui poi nani sulle spalle di giganti, come il sottoscritto, hanno avuto gioco facile a scrivere due libri come gli ultimi che abbiamo citato. Se vivessimo in un mondo decente, non necessariamente nel migliore dei mondi possibili, ci sarebbero le manifestazioni in piazza, perché Julian Assange, che da questo rischia la morte, non sia riconsegnato agli Stati Uniti né ora in una situazione di guerra né in qualsiasi altra situazione. Professor Barberis nel suo saggio cita anche il problema della scuola, naturalmente la DAD e tutte le modificazioni sociali, e stamattina gli ho chiesto cortesemente, che è apparso sull'Espresso, una volta avevamo la Vutrina di Minerva, adesso abbiamo altri autori, la domanda. Un giovane studente di 23 anni dice: ma se a scuola insegnassero i social? Ecco, poi gli daremo a questo Mario Cantone l'indicazione di leggere il saggio del professor Barberi, perché a scuola lui usa questo tema. Ecco, ma professore, c'è il tema appunto dei giovani. Se a scuola insegnassero i social, ma come diceva De Gaulle, è un vasto programma, perché bisognerebbe avere tutti, come il filosofo del diritto, come in questo caso Mauro Barberis, perché non è facile. Io dico sempre: ne sa più un commesso alla Sorbona quando apre la porta ai grandi accademici di Francia che non alla scuola normale, con tutto il rispetto dei Infatti, professori. non c'è proprio nessun bisogno che noi insegniamo ai nostri figli a usare internet, nel senso che sono semmai loro, io ho figli di 20 anni, che lo insegnano a noi. Non è quello in cui possiamo aiutarli. Il punto è che, esattamente come gli infliggiamo tuttora, latino e greco, perché su di essi si basa la nostra cultura. Oggi la nostra cultura è internet, il che non vuol dire che bisogna abbandonare latino e greco, non parliamo di questo, ma la nostra cultura è internet, e il problema, semmai, è quello di una educazione digitale. A questo proposito mi hanno chiesto una rivista medica di intervenire su questi temi, e anche su Micromega. Ho fatto una cosa alla fine dell'anno scorso su questo tema, in cui io proponevo che nell'educazione digitale non si insegnasse a usare internet ai ragazzi, ma si insegnassero le cose che tutti i cittadini dovrebbero sapere. Come non cascare nelle truffe elettroniche, come sfuggire alla, magari ne parliamo poi in conclusione,
alle nozze insane tra internet e burocrazia, perché si diceva internet deve evitare la burocrazia, invece adesso, per ora, almeno durante la pandemia, le due cose hanno veramente rischiato di sommarsi, con un paradosso, ma neanche tanto. In questa cosa per Micromega, io sostenevo che in questi cicli, materie, corsi di educazione digitale, bisognerebbe parlare di tutto internet, anche dell'internet, anzi, soprattutto dell'internet oscuro, compresa la pornografia. Non bisognerebbe avere, bisognerebbe No, no, avere sì, professore, parlare anche di lo quello. diciamo ai giovani che dicono. Che la conoscono anche quella meglio di noi, ma tra l'altro, forse almeno, questa è solo una battuta, ma non credo sia lontana dalla verità. Sapendo che se ne parla a scuola, loro penserebbero che è una cosa molto più noiosa di quello che loro credono che sia. Professore, entriamo, siamo a pagina 193, ma comperate questo libro, leggetelo soprattutto ai giovani, ma loro devono dare gli esami, la chiameranno, perché è bellissima questa riflessione che inizia a pagina 192, invitato a tenere una delle lezioni online pagata a 60 euro, ha dovuto sprecare ore e ore e tempo di carta e poi è dovuto andare alla famosa cartoleria dietro l'angolo per farsi dare tutto. La carta, e qui il professore vi dice: ma questo sistema della rete non pensate che non produca inquinamento? Perché produce molto inquinamento. Quindi bisogna sempre ragionare con attenzione su tutte queste nuove realtà. Lui parla le nozze digitale burocrazia, perché tutti pensano che vai sulla rete e risolvi tutto, sic te simplicere. Così non è, vero professore? Sì, dopo aver usato questo esempio paradossale per dare anche un'idea di piccantezza del libro della pornografia, cerco di elevare il livello e dire come si conclude il libro. In realtà non bisogna Esatto. mai dire come si conclude il libro perché è come svelare l'assassino in un giallo, però se qualcuno è stato a sentirci sin qui un po' l'assassino, l'ha già imparato, l'ha già indovinato. E io alla fine propongo un principio, giusto per uscire dalle nozze di internet e burocrazia, che poi sono la stessa situazione di disagio che abbiamo incontrato all'inizio, no? A tutti capita che un giorno non funzioni più il Esatto. modem e improvvisamente gli casca tutto il mondo e si attacca al telefono o a strumenti tradizionali per trovare qualcuno che l'aiuta e in applicazione del modello internettiano assoluto viene fuori che per uscire dai problemi di internet dovresti usare internet. Allora, qual è la mia proposta? Nel libro non mi ricordo se la chiamo così, ma in lavori successivi l'ho chiamato così, il principio di umanità. Il principio di umanità che troviamo anche nella, chiamato in un altro modo, anche nella disciplina europea della privacy su internet, dice semplicemente questo: abbiamo sempre il diritto, come esseri umani, di trovare aiuto in altri esseri umani, il che non vuol dire alla prima difficoltà intasare i call center che già fanno una vita infernale, tra l'altro anche per colpa di internet e degli algoritmi che regolano i loro tempi di lavoro. Non dobbiamo intasare e disturbare altri esseri umani come noi, ma in ultima istanza, se proprio non troviamo altra soluzione,
abbiamo il diritto di parlare con esseri umani come noi, ai quali spiegare la nostra situazione, che una macchina per definizione, non, per mancanza di empatia, per, non potrà mai capire. Ed è siamo in chiusura, vorrei chiudere proprio con le ultime tre righe, la regia ci dà qualche secondo in più, riferito alla rete internet e all'intelligenza artificiale. Qui a Roma il sindaco Gualtieri sarà felice perché i robot fra qualche anno raccoglieranno tutta l'immondizia. Tre righe. Detto poco più solennemente, la rete, queste ci arricchiscono quando allargano il pantheon dei nostri dei, ci impoveriscono quando li sostituiscono con l'unico dio della tecnologia. Ci date 60 secondi, professor Barberis, questa è una chiusura proprio perfetta. Ma no, all'unico pregio di catturare un po' lo spirito di questo libro, che è uno spirito pluralista. A me piace la differenza, piace la varietà del mondo. Sinché internet aumenta la varietà del mondo, e in gran parte l'aumenta, usato correttamente, con curiosità, senza fanatismi, senza pregiudizi, ci fa stare meglio, ci fa, non dico vivere felici, ma almeno vivere sereni, purché lo usa questo spirito pluralista, appunto, di amore per la varietà. Perfetto. Grazie al professor Mauro Barberis, il saggio Ecologia della rete, come usare internet e vivere felici, Mimesis, la filosofia del digitale. Il professore era a Genova, ma siamo rimasti d'accordo, questa è una promessa e una minaccia, di ritornare sopra per toccare questi temi che per i giovani qui dalla redazione, Maria Elena, Silvia, Vanessa, Serena, Stefano, Gianluca e Claudio hanno seguito con Francesco con grande attenzione. Grazie professore. Li saluto. Linea alla rete e ringrazio. Il saluto suo. Saluto i ragazzi che lavorano nella sua redazione, saluto lei, mi sono trovato benissimo a lavorare con voi e spero che davvero ci sia un'altra occasione. E saluto pubblico, quello che è sopravvissuto sino alle 10 di sera guardandoci. Grazie. Grazie per tutta la comunità di Telambiente e la chiameremo presto. Grazie, grazie, linea alla rete, rimanete con la comunità di Telambiente. Grazie.